saluto a tutti i video ascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena uscito per Letizia Editore dal titolo Fortificazioni medievali nel territorio di Pieve Santo Stefano, repertorio e rilievo per la conservazione della memoria, di Simone De Fraia, che è nostro graditissimo ospite. Sono 100 pagine per 10 euro e quindi io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro presentatore e do subito la parola a Simone, che ci parla di questo libro e di argomenti relativi alle fortificazioni medievali. Prego Simone, grazie. Grazie, buonasera Maurizio, ti ringrazio per ospitarmi nuovamente in questo angolo prezioso che sei riuscito a costruire nel tempo, per presentare che cosa? Questo libro che, come tu hai detto, 100 pagine per 10 euro, non è che si fa un'operazione di tot a pagina, però questo è un prezzo, tra virgolette, se si può dire politico, nel senso che è un prezzo per la diffusione affinché questo sia di sprone e di incoraggiamento a chi difficilmente si approccia ad argomenti cosiddetti un po' di nicchia, anche se così come vedremo non è. Pieve Santo Stefano anzitutto è un piccolo comune della Valle Tiberina, della Valle del Tevere, collocato in quella parte di Toscana che nella cartina geografica vediamo in alto sulla destra, dove la Toscana sostanzialmente si restringe perché si incunea tra l'Umbria e la Romagna, e quindi in qualche modo va a costituire una espansione della Toscana verso nord-est, con una storia del tutto particolare, perché la Valle del Tevere è stata da sempre un corridoio, per così dire, naturale, sicuramente crociata, attraversata da valli e vallecole, che hanno da sempre favorito l'insediamento e di conseguenza, essendo una valle fluviale di particolare importanza, è diventato un nodo, sostanzialmente una zona di passaggio, di transito, di passo obbligato per mettere in comunicazione queste due regioni, quindi l'Emilia-Romagna, anzi la Romagna, e la parte nord dell'Umbria. È un territorio in provincia di Arezzo, ora con la nuova, diciamo, oggigiorno, ai nostri tempi. E la cosa interessante è che, oltre che ospitare numerose fortificazioni, questa località, oggi sede di comune Pieve Santo Stefano, un tempo si chiamava diversamente ed era un centro importante, oggi forse un po' meno, ma era un centro nevralgico di scambi, di commerci e di transito per il mare, verso appunto il mare Adriatico, attraverso le valli che lo attraversano diagonalmente. Condivido l'immagine, vediamo se riusciamo. Ecco, questa è la situazione attuale, dove quella parte in basso rappresenta un invaso artificiale del Tevere, ma vedete che Pieve Santo Stefano sostanzialmente si trova al confine con la Romagna ed è una terra particolarmente montuosa perché si va nella zona dell'Appennino Tosco Romagnolo, particolarmente importante e ricco di storia sin dall'epoca preistorica, sin dall'epoca più antica. Sono stati attestati in questa zona numerosi villaggi preistorici, ma anche traffici intensi di mercati che in qualche modo trasportavano beni dal mare e per il mare verso l'entroterra e viceversa. Quelli che vedete segnati sono i castelli oggetto di indagine e repertorio. Perché è importante questa cosa, il repertorio? Anzitutto perché serve per mantenere e conservare la memoria di luoghi sostanzialmente in via di naturale estinzione, diciamo così, perché il tempo non risparmia nessuno e nessuna cosa, disgrega le pietre, disgrega gli insediamenti e di conseguenza se ne perde la memoria se in qualche modo non vengono ad essere oggetto di indagine archeologica o storica o in qualche modo qualche forma di interessamento. Ecco, ritorna il problema del libro a 10 euro affinché questo diventi una sorta di memorandum per chi poi vorrà partire da questo piccolo scalino che ho cercato di realizzare per andare ancora più a fondo, per andare oltre.
Dunque, tornando a condividere lo schermo, è importante una cosa, che per quanto riguarda l'abitato di Pieve Santo Stefano, lo stesso si sviluppa attraverso tre fasi successive. Abbiamo la fase più antica, che può essere sostanzialmente delimitata alla fase pienamente antica e pienamente medievale, che nasce proprio all'incrocio di due vie d'acqua, una particolarmente importante che è il fiume Tevere e l'altra è un torrente. Ma quello che a noi interessa non è tanto l'importanza dei due corsi d'acqua, quanto questo sia stato un posto eletto deputato alla realizzazione di una fortificazione in quanto di un impianto fortificato in quanto naturalmente protetto e difeso dalle acque. La fase centrale è quella di un medioevo più maturo, più avanzato, mentre la fase contrassegnata con la lettera C. Vedete che l'espansione del piccolo paese avviene esclusivamente verso nord perché verso sud è bloccata dalle acque. E quindi, dicevo, la fase lettera C è la fase più recente, corrisponde a una fase di evoluzione del XVI secolo con le forme tipiche bastionate della realizzazione delle fortificazioni del tempo. Ma ciò che è importante sottolineare, che mi è piaciuto mettere in evidenza sotto questo punto di vista, è che negli anni 60 del XIII secolo, 1260 e dintorni, il vescovo di Arezzo è interessato proprio a questa terra. Siamo nella fase che abbiamo visto di espansione urbanistica con la lettera A o la lettera B, siamo lì a metà. E vi trova un interesse perché? Perché questa costituisce una sorta di mercatale, un centro vallivo in pianura, delimitato da due corsi di acqua, particolarmente importante per gli scambi commerciali o particolarmente importante perché attraversato da una rete di microviabilità territoriale particolarmente sfruttata e particolarmente importante. Ma che cosa ci ha visto il vescovo Ubertini nel 1260 dintorni? Ha visto un potenziale. È un punto di forza della Valle Tiberina, e quindi un soggetto sopra il quale investire forza, denaro e anche costruzione. Abbiamo infatti, uno tra i tanti aspetti che mi ha incuriosito, un importante documento di quegli anni che ci dice esattamente come dovevano essere costruite le difese di quel tempo. Torno a condividere lo schermo per mostrarvi. Ecco, quest'altra diapositiva che è stata realizzata proprio sulle indicazioni dettate dal documento. Cioè, il documento ci dice: voglio costruire un mercatale, un nuovo impianto urbanistico fortificato che abbia le seguenti caratteristiche: un fossato largo tot, 3,30 m, una mura, le mura profonde, spesse, tot. Metri, in questo caso si usa l'unità dei piedi, alte tot, munite di bertesche. Questo è importante sottolineare questo termine che per l'Italia centrale ricorre un po' meno frequentemente che rispetto nell'Italia nord. E dice dovranno esserci delle porte, degli accessi, e quindi attraverso queste indicazioni scritte su carta è stato possibile realizzare questo piccolo grafico. Che per quanto di semplice realizzazione mostra come nei documenti aretini non sia assolutamente frequente trovare le indicazioni proprio precise in maniera quasi come fosse un piano regolatore per la realizzazione di questo nuovo centro, dando proprio delle direttive precise e specifiche. Il destino ha voluto che forse questo impianto non venisse mai realizzato, ma rimanesse soltanto sulla pergamena. E quindi è stato interessante anche studiare come avrebbe potuto essere, ma poi non si è mai verificato per altri problemi di tipo prettamente politico e storico, quella che era la realizzazione di questo centro urbano. E accanto a questo, il libro che cosa prende in considerazione? Anche tutte le fortificazioni, sia esse a livello di rudere, come dicevo prima, oppure ancora a livello di elevato ancora apprezzabile, perché molte di queste, come vedremo in una piccola carrellata fotografica, sono ancora attive
in parte abitabili, in parte belle leggibili e in parte a livello di segni sul terreno. Quindi vado a condividere nuovamente lo schermo. Ecco, ad esempio in questo caso qui una torre particolarmente ancora integra, nonostante ovviamente le fasi costruttive differenti, come si può apprezzare dalla tipologia di muratura, almeno 2/3 appartenenti a un certo periodo, poi successivamente rialzato. E ci fa vedere come ancora questa sia in uso, forse non è certamente abitata, ma questa dovrebbe essere una torre abitativa che in qualche modo rappresenta una tipologia costruttiva tipica della zona. Quindi su uno sperone montuoso oppure a mezza costa, quindi non troppo elevato, si realizza una fortificazione di questo tipo, dotata a volte di un recinto murato. E a volte, come in questo caso, non vi sono tracce evidenti di un recinto che inizialmente doveva essere forse in materiale deperibile, una palizzata, terra, pietra secco, e solo successivamente, dico 200 anni dopo la realizzazione, o 100 anni dopo la realizzazione della torre, viene in qualche modo ad essere strutturato, quindi murato. Questa è la situazione di un'altra importante e bella realtà, il castello di Brancialino. Oggi tutte queste realtà che stiamo analizzando si trovano un po' emarginate, lontano dalla viabilità principale, anche perché, come vi ho detto prima, la zona è stata interessata da un invaso artificiale, sono intervenuti lavori di scasso non indifferenti e questo è, ad esempio, ciò che rimaneva di questa fortificazione Brancialino all'indomani della Seconda Grande Guerra. Qui siamo negli anni 60, quindi spopolamento delle campagne, sia perché le città ovviamente richiamano attenzione, ma anche perché queste strutture in parte sono crollate per incuria del tempo, ma oggigiorno queste strutture stesse vengono, come vedete, recuperate e in parte riutilizzate. Oggi è sede di un relais, e quindi in qualche modo è stato oggetto di un restauro sicuramente da apprezzare in certe parti e in certe altre forse un po' troppo ardito, ma con il pregio di aver recuperato una struttura altrimenti destinata alla disgregazione. Come vedete, questa è un'altra tipologia similare alla prima che abbiamo visto, una torre, ma questa rispetto all'altra è significativamente più abitabile in quanto più grande, quindi aumenta lo spazio interno e vedete bene che la stessa è stata realizzata su un plateau artificialmente spianato a controllo della sottostante piccola valle e ancora oggi questa casa è abitata. Sono tutti micro insediamenti che in qualche modo punteggiano il territorio, costituiscono nel territorio dei landmark, cioè dei segnacoli, che venivano anzi collegati da una fitta rete di viabilità che permetteva un percorrimento capillare della valle in maniera che tutti i posti fossero ben conservati ed agibili. Questa, e vi sto facendo vedere le tipologie delle strutture della zona, poteva essere come quella precedente. Una torre, qui siamo di fronte allo zoccolo, alla base di una torre, ma questo è lo stato di conservazione, almeno al 2010, perché da un recente sopralluogo, prima della pubblicazione del libro, i corsi delle pietre sono molto minori, sono rimasti meno e questi avanzi di questa torre si sono notevolmente disgregati, proprio perché questa torre, ad esempio, è una delle più importanti perché sorgeva proprio nei pressi del Valico, dopo a nord di Pieve Santo Stefano, verso la Romagna. Quindi gli inverni sono rigidi, il ghiaccio e la neve fanno il loro lavoro. E come diceva uno studioso francese, l'uomo dal canto suo ci mette la propria opera per aiutare il tempo e per aiutare gli agenti naturali alla disgregazione. Eccoci qua. Quindi è un repertorio, come vi dicevo, poi andiamo ancora avanti, ma è un repertorio che in qualche modo non solamente censisce le località,
ma ci fa vedere anche le varie tipologie e ci fa vedere anche i tipi di intervento che sarebbe interessante fare o comunque progettare per la conservazione di questi importanti luoghi, perché conservare luoghi significa anche ripercorrere la storia, conservare le proprie origini e in qualche modo valorizzare un patrimonio che d'altra parte è destinato alla distruzione. Vediamo se riesco a condividere altre immagini. Questa l'ho vista. Torniamo indietro. No, non condividiamo altre immagini. Questa va bene. Quindi a questo punto, tornando al discorso iniziale, 100 pagine che in qualche modo racchiudono anche attraverso l'impiego di, qui ho cercato di fare un po', di unire i due stili, sia lo stile, di indagine storica, sia lo stile anche di studio dell'architettura, ma anche quello fotografico, perché il volume è piuttosto, denso di immagini bianco e nero, che a me piacciono molto perché mettono in risalto le pietre, mettono in risalto, diciamo, particolari che altrimenti si perdono attraverso il colore. E allo stesso tempo ho cercato, attraverso anche l'ausilio di amici che talvolta mi hanno accompagnato in queste passeggiate, di misurare ciò che era rimasto per avere una situazione più oggettiva possibile. E quindi il libro è corredato, oltre che da immagini, oltre che da questo repertorio, da una serie di planimetrie, talvolta difficili da realizzare proprio per le condizioni che in parte avete compreso e vi ho mostrato, ma sono sicuramente un elemento importante per la conservazione della memoria. Questo è un po' lo spirito del libro che ho voluto in qualche modo cercare di tramandare prima che sia troppo tardi, proprio questo è il concetto. Beh, è un'operazione di memoria storica, no? Che è un territorio che altrimenti perderebbe la propria identità, perderebbe il ricordo di sé, di com'era, di com'è e di come tu lo ricostruisci dal punto di vista appunto storico, architettonico e anche di viabilità e di percorribilità. Immagino che siano percorsi che si fanno anche a piedi. Sono percorsi principalmente da fare a piedi perché sono in posti di crinali difficilmente raggiungibili, ma una volta attraverso l'ausilio delle bestie in qualche modo erano facilmente raggiungibili. Ma è un posto che sicuramente è un comune, un territorio che sicuramente ha del potenziale, non solamente medievale, ma un potenziale sotto vari aspetti storici. Ma quello medievale mi è sembrato, unitamente a quello più antico, già forse più studiato, ma quello medievale, quello più trascurato, e forse per passione, forse per anche necessità, perché a volte si fanno sì per passione, ma perché vedi che c'è qualcosa che ti senti di dover fare, ho cercato appunto di lasciare questo, come dicevamo prima, questo scalino da cui sicuramente altri potranno partire. Non è uno, diciamo, un lavoro completo, ho cercato di fare quello che potevo fare, ma sicuramente un trampolino per altri studi più approfonditi. Bene, io allora ricordo il titolo del libro, così chi vuole se lo può acquistare, Fortificazioni medievali nel territorio di Pieve Santo Stefano, repertorio e rilievo per la conservazione della memoria, di Simone De Fraia, che è stato nostro ospite, pubblicato da Letizia Editore da pochissimo, 100 pagine per 10 euro, quindi un libro che si legge anche in maniera agile e che non appesantisce il portafoglio, no? Per cui un saggio da acquistare. E ringrazio tantissimo Simone per aver accettato il nostro invito e presentarcelo. Grazie Simone. Grazie a te, a presto. A presto.